amici di Autodigest TV, oggi proviamo la BMW Active Hybrid 3. Una versione molto potente della serie 3. Infatti in questo caso il motore ibrido non è solo per avere emissioni nocive ridotte e consumi inferiori, ma anche per avere delle prestazioni di alto livello. Infatti al motore 6 cilindri 3000 benzina 306 cavalli è accoppiato un motore elettrico per arrivare a 340 cavalli, 250 km orari di velocità massima e da 0 a 100 in 5 secondi e mezzo. Ma soprattutto, come vedremo nella prova su strada, è la spinta poderosa che entusiasma. Il cambio a 8 rapporti automatico e la versione che stiamo provando è Luxury, con un'intonazione più elegante, sedile in pelle, abbiamo la radica e una dotazione praticamente full optional. Su strada l'Active Hybrid 3 è un'auto da esperti. Le prestazioni davvero da sportiva richiedono consapevolezza e capacità di guida superiori per sfruttarne appieno le potenzialità, vista la trazione posteriore, lo sterzo pronto ma leggero e la distribuzione dei pesi. Il sovrasterzo di potenza è sempre in agguato in ogni curva e anche se c'è l'ESP, peraltro escludibile, va dominato controsterzando ed usando l'acceleratore. Insomma, un'auto che è per tutti se si va con prudenza e in maniera normale. Se si vuole tirare, ci vuole un esperto. La potenza è davvero notevole, ma quello che entusiasma è la prontezza regalata dal propulsore elettrico che fa scattare la vettura come una molla, sia da fermo sia in progressione. I freni sono potenti, ma quando si frena a fondo occorre tenere sempre presente l'equilibrio della vettura che tende ad alleggerirsi un po' troppo nel posteriore e quindi a volte richiede la correzione. Il comfort è superbo in autostrada e soprattutto nella funzione EcoDrive, che consente di sfruttare al massimo il motore elettrico percorrendo anche fino a un chilometro nel massimo silenzio e una velocità di 40-50 km l'ora. Il prezzo è adeguato ai contenuti, circa 58.000 euro. Però, che macchina!